Ehi, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Xenoverse. Oggi si va a catturare il vero Mewtwo. Dato che c'è stato il nuovo aggiornamento con l'ultimo DLC, si è aperta anche una porta che non si era aperta nel DLC 4, ed era la porta che era nel laboratorio del Team Dimension. O meglio, più che il laboratorio, era una specie di covo di rifugio. Il covo, mi ricordo bene, era qua. Eccolo qua il covo, sì, mi ricordavo bene allora. Perfetto, entriamo. È un bunker abbandonato, sì, covo. Vabbè, insomma, ci siamo capiti, no? Ah, devo andare... Oh, cavolo, sono ancora attive le trappole? Ah, mi riportava all'entrata questo, ok. Non mi ricordo proprio come si faceva sto coso. Era odioso. Ah, sì, sì, eccolo qua. Era questo, sì. Bene, bene, bene. Sì, sì. Scappa. No, no, amico mio, qua non si scappa niente. C'è una lunga scalinata che poi proprio l'hanno messo nelle profondità più recondite. Sentite, risate, mettete almeno una scala mobile. Ma più che altro per gli scienziati che dovevano passare il tempo qua giù a fare sali e scendi, non è proprio piacevole. Ho Mjolnir davanti. Metterei Suicune, che magari con la Mega può un attimino tenerlo a bada. Wow. Oh. Non c'è? Ah. Analisi in corso. Dati genetici degli esemplari chiave non individuati. Impossibile iniziare il processo di sincronia dimensionale. Devo prendere proprio Mewtwo, quello che ho nel box. E se uno l'ha liberato, come fa? Penso che basti solo Mewtwo, ci vuole anche di Eleby per la dimensione. Ah, ok, ok, ci sono i rapporti, attenzione. Lo studio delle peculiari... Lo studio del... peculiare cristallo rinvenuto durante gli scavi sta procedendo come pianificato. Pare che quel cristallo reagisca con gli esemplari del Pokémon nuova specie e Pokémon genetico in nostro possesso. Ah, quindi Celebi, non Dielebi, forse. Numero 5. A quanto pare, nonostante l'esemplare di nuova specie non venga minimamente influenzato dal cristallo, quando viene dato ad un esemplare di Pokémon genetico... Soggetto dimensioni Y, bla bla bla, ma è molto più tenace degli altri che abbiamo incontrato. Per questo motivo abbiamo deciso di abbandonare l'esperimento e ritenerci soddisfatti del risultato ottenuto con il soggetto precedente. E questo è quanto? Non ho altre informazioni? È Mew il Pokémon nuova specie, sì, dopo 20 anni di Pokémon mi sono ricordato che il Pokémon nuova specie è Mew. E non Celebi. Vabbè. Vedi? Ti fanno il buongiornino a vicenda. E infatti ci voleva anche Mew. Tu. Quello che abbiamo preso nel vero laboratorio del Team Dimension. Inizializzazione sincronia dimensionale. Ma è bellissimo! Come ci arrivo là? Ah, vuoi entrare nella spaccatura dimensionale? Sì! Ma che figata! Bello! Ah! Vai, let's go! Bello! Oh, e quanti! Ma un'altra barra sotto non ce la mettiamo? Ma che cos'è? E quando lo batto questo? Vai con calmamente, provo a tenere la bada con calmamente sostituto. Ok, posso farcela, posso farcela. La psicobotta è speciale? Non mi pare. Infatti non è speciale psicobotta.
Vado in substitute. No, 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 non è sparito, non è vero. Dici le bugie. Non è vero che è sparito. La iperpozza non basta, ci vuole la pozione max. Ma siamo matti, non ce l'ho le pozioni max. Ah sì, ce l'ho invece. Dovrebbe ormai averle finite. Anche ne ha 16. Oh. Ok, ha fatto congiura. Non so se l'ha fatta perché gli gira così o perché ha finito gli psicobotta, ma non ho contati, non li ho contati proprio. Forse li ha finiti. Non gli ho fatto niente. Come riposo. Riposo, miracol vista, congiura e psicobotta. Se ha finito psicobotta potrei anche farcela. Ho fatto 4, 5 e 6. Ok, 6 calmamente fatte. Ho qualcosa nello zaino. Difesa speciale non mi serve, attacco neanche, velocità nemmeno. Ma non gli faccio niente, ma... E c'ha anche riposo, e questo è il problema, che ha anche riposo. Se gli faccio tipo cresci pugno di continuo, e a forza di fare cresci pugno mi aumento l'attacco tantissimo, che poi, se finisce a scontro, peggio per lui. Il modo di farla sarebbe avere un Pokémon che... un tuo Pokémon che ha riposo e fare esclusiva, così nessuno dei due può usare riposo. E però andare così tanto proprio... cioè, visto come si svolge la lotta, che basterebbe fargli finire tutti i punti potenza e fare scontro e poi tutti i ricarichi di volta in volta, sarebbe un po' un... uno spremersi un po' troppo... le meningi, secondo me, cioè, una volta che capisci che questa lotta va fatta in una certa maniera, con scontro e basta. Che poi scontro può attaccare tutti quanti dalla seconda generazione, perché mi pare che nella prima era tipo normale e non attaccava i Pokémon spettro. Infatti mi sono guardato una speedrun di solo scontro e mi pare che è stata persa proprio per il problema di scontro che era normale o una cosa del genere, ma non mi ricordo di preciso. Miracol vista, quante ce n'hai? Forza! Ma quanto male gli sto facendo con Ombra Artiglio? Aspetta, aspetta, quanto male gli sto facendo ora? Niente, ma ho fatto di meno? Boia! No, ragazzi, qua è successo qualcosa. No, 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 Fe, qua è successo qualcosa di strano, ehi. Con idea. Ok, provo un'altra strategia. Vi ho parlato di esclusiva prima, giusto? Perfetto. Trasformazione. E ora lui non può usare nessuna mossa che ho anch'io. Ecco, io ora sono Mewtwo. Rifacciamo rimedi, facciamo... pozione max. Non so quanto mi resiste però con scontro. Ok. Mi continua a curare? Mi continua a curare. Si toglie molta vita Mewtwo, eh? Si toglie molta vita, sì. Si andrà KO in questa maniera? Perché sarebbe una fregatura se andasse KO in questa maniera. Mannaggia. Che palle. Eccomi qua. Allora, vuoto tetro. Mewtwo si addormenta. E che gli faccio? Incubo? Ok. E doppio team. Ok. Ok, possiamo iniziare allora. No, cavoli! Almeno vanno. Let's go, let's go, let's go.
yes! Vai, preso! Yeah! Bene. Solo 40 ne ho catturati. Mamma mia, che schifo! Ogni volta mi meraviglio di quanto poco io abbia catturato Pokémon in questo gioco. È molto strano. Eppure nel box mi pare di averne una bella schiera. Ho tre box pieni. Mewtwo, un Pokémon creato usando i geni di Mew. Si dice che fra i Pokémon sia quello con l'animo più crudele. Il soprannome è niente, manda al PC. Vai. Oh, e finalmente ce l'ho fatta. Grande. Ok, e Mewtwo è stato preso. Per i prossimi episodi devo controllare cosa c'è da fare. Ma lo scoprirò e farò qualcos'altro. Il torneo Apollo non lo vedo come ultima spiaggia, ma forse sì. O meglio, ultima spiaggia, come ultima cosa da fare. Però magari, chi lo sa. Dipende da quello che c'è da fare in questo DLC, perché poi comunque sia. So dove andare a cercare informazioni senza spoilerarmi, per fortuna, se no mi tagliavo le vene da tempo. Ad ogni modo, per questo video è tutto, amici, vi ringrazio ovviamente per averlo seguito. Ho già in mente cosa fare come serie Pokémon dopo Xenoverse, visto che ormai sta per giungere a conclusione. Anche se ho ancora cose da fare dal quarto DLC, addirittura vedrò di farle in qualche maniera. Ad ogni modo. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!